Grazie Presidente. Io vorrei un po' chiarire quello che è accaduto stamattina in maniera molto sintetica, poi magari lo spiego anche nel dettaglio. Cioè, l'assessore prima qua ha portato delle evidenze, il PD alza una caciara infinita per fare in modo che domani sui giornali, no, i titoli siano bagarre in aula, ma non si parla di quello che l'assessore ha portato. La solita manfrina per evitare che i cittadini vengano informati. Ora mi rivolgo proprio ai cittadini. L'assessora fa riferimento a un fatto accaduto nel luglio del 2015, riportato da tutte le cronache dei giornali. L'ex sindaco Marino dichiara, scriveva Che Guevara, addirittura Che Guevara, scomodano pure Che Guevara. Ieri in aula, in Parlamento, hanno scomodato Fabrizio De André, mentre no, fanno un'azione fascista per votare un qualcosa di assurdo, scomodano questi personaggi. Comunque, che la più grande dote di un rivoluzionario è studiare, e quello che stiamo facendo a Roma, e oggi lo vediamo con Lama, cioè loro hanno studiato, dopo 2 anni hanno studiato, hanno fatto un'azione, a noi, dopo un anno, ancora oggi, dopo un anno, ci rinfacciano che non abbiamo fatto nulla. Questa era una dichiarazione del luglio 2015. Marino è stato eletto a maggio del 2013, se ricordo bene, 26 maggio, erano passati 2 anni e loro avevano studiato. Da quando ci siamo insediati abbiamo studiato molto, ma abbiamo anche messo in atto decisioni evidenti. Per carità, stiamo parlando del sistema di monitoraggio per cui i mezzi, no, vengono seguiti da un sistema informatico, c'è cioè una centrale operativa, questo sistema rintraccia i dati, li registra in modo tale che si può efficientare il servizio. Questo sistema gestisce anche i mezzi all'interno delle rimesse, quindi può gestire tutto quello che riguarda i mezzi, come adesso ha dichiarato l'amministratore Bagnacani, può gestire anche quei mezzi che eventualmente hanno dei guasti, delle rotture, in modo tale che l'azienda ha in tempo reale il dato su cui poter intervenire e capire se è meglio investire riparando, quindi acquistando pezzi di ricambio, oppure acquistando un nuovo mezzo. Ciò che l'amministratore delegato oggi ci dice non è stato fatto. Ad esempio, ma il sistema lo avevano portato loro in AMA, costo 3 milioni e mezzo. Il sindaco Marino dichiarò a suo tempo, luglio 2015, che era un sistema sperimentale. La sperimentazione sarebbe andata avanti per l'estate. Poi avrebbero tratto le conseguenze. Il sindaco Marino dice: sono convinto che i risultati riusciremo a vederli nel corso di quest'estate, ma se non dovesse funzionare dobbiamo intraprendere strade diverse, come è stato fatto a Londra, a Parigi, aprendo ai privati la raccolta e lo spazzamento delle strade. Ora, è importante questa dichiarazione che fa l'ex sindaco, perché dice se non funziona questo sistema saremo costretti a privatizzare, perché lo fanno a Londra e a Parigi. È, no, legittimo, è importante, perché un sindaco giustamente deve prendere coscienza di quello che accade. Pensa di quello che accade. Ora, come tutti quanti sapete, il sindaco Marino viene portato dal notaio, dimesso dal notaio, scusate, a ottobre, se ricordo bene, dello stesso anno. Quindi da qui in poi il sindaco Marino non ha più responsabilità. Sempre in questo articolo viene riportato il fatto che quel giorno venne annunciato che la sperimentazione non solo sarebbe terminata a febbraio del 2015, scusate, a l'estate del 2015, ma che entro il febbraio la sala operativa sarebbe stata pronta ed efficiente all'interno di AMA. Quindi il servizio, qualora la sperimentazione fosse andata a buon termine, sarebbe partito, quindi installata, spesi 3 milioni e mezzo, fondamentalmente installata la sala operativa e quindi partiva. Chi aveva in gestione questa cosa? L'ex amministratore Fortini, quello esattamente che il PD in tutti questi mesi ha difeso e ci ha rinfacciato ogni volta, no? Noi avevamo fatto Fortini, era più grande, ha dimostrato nel tempo di avere capacità, voi invece non siete capaci a fare niente, avete, no? Questi sono i risultati, la città è in ginocchio. L'assessore oggi ha detto esattamente questo, che quello che ha detto fino ad oggi il PD in aula sono solo bugie. È vero. Fortini dal febbraio 2016 doveva, no, avviare questa centrale operativa, l'avevano dichiarato loro, mica l'abbiamo dichiarato noi. Non l'ha fatto, la colpa di chi è? Del Movimento 5 Stelle che lo ricorda? No, sarà insomma di chi ha nominato Fortini, di chi lo ha difeso in tutti questi mesi.
No, mi pare del tutto evidente. Allora, ecco quello che succede. Quando un assessore viene in aula e porta delle evidenze, cita un partito che lo ha attaccato, perché l'assessore Montanari in questi mesi è stata attaccata tutti i giorni, ogni giorno un comunicato stampa da parte di tutti i consiglieri del PD. È chiaro che l'assessore viene in aula e dice: guardate che siete voi che avete detto le bugie, cosa c'è di male? Usano questo pretesto per coprire questa notizia, invece no, i cittadini devono essere informati che finalmente è arrivata una forza politica che sta dicendo esattamente le cose come stanno. Per efficientare le aziende pubbliche serve serietà, al di là dello scontro politico. Le bugie le state dicendo voi, è inutile che insistete alzando la voce, le bugie le avete dette voi per anni ai cittadini. Quei 3 milioni e mezzo sono soldi dei cittadini, non sono soldi né del PD né di Fortini, e vogliamo capire perché in quei mesi questo servizio così essenziale alla città non è stato portato avanti. Perché i mezzi non sono stati pianificati, il riacquisto dei mezzi, che erano appunto, come ha detto l'amministratore Vetusti, perché non è stata fatta la pianificazione? Perché ogni volta che adesso aprirete bocca vi verremo a rinfacciare questo, al di là delle polemiche, perché questa è la realtà, non quello che dite voi che diciamo bugie. Questa è la realtà. Grazie. Bravo.